siamo qui in un Pera Liberatori. Partiamo dal tuo ruolo più importante e indimenticabile del passato, Raccuccio la Nana nelle Leone. Tutto quello che ci puoi dire di questo personaggio e di come lo hai doppiato all'epoca. Il Re Leone ormai è proprio preistoria per me. Ero molto piccola, avevo credo 10-11 anni, non ricordo. Ed è stato il primo cartone della Disney che mi è capitato di doppiare. E ne sono molto felice perché comunque è rimasto un cartone nella storia, è storico ormai. Ed è stata una bellissima esperienza, soprattutto perché mi affacciavo ai primi cartoni animati e ancora non mi rendevo conto di che valore enorme avessero, quindi è stata una bella esperienza da quello che ricordo. Quindi come lo hai doppiato? Quindi eri in forma separata e invece in compagnia? Vattela a ricordare. No, se non sbaglio non lavoravo con altre persone, all'epoca forse le colonne separate non erano così in voga come sono adesso, quindi no, forse ho lavorato con altre persone, ma veramente mi chiedi l'impossibile. Parliamo di un altro ruolo dell'infanzia di molti, Hilary Duff. Hilary Duff, ci ho cresciuto generazioni con Hilary Duff. Ci sono ragazze o ragazzi adesso di 20 anni, poco più grandi, poco più piccoli, che vanno e fanno: ah, ma tu sei la voce di Hilary Duff, di Lizzie McGuire, o di Sabrina Vita da Strega. Io sono cresciuto con quelle serie. E, è una bella cosa. Sabrina Vita da Strega e Lizzie McGuire sono state le prime due lunghe serie che ho fatto, probabilmente forse anche le prime da protagonista. Questo non ci metterei la mano sul fuoco, ma credo di sì. E mi sono divertita come una pazza, è stata un'esperienza meravigliosa con i miei colleghi, con i direttori di doppiaggio, e sapere di aver cresciuto delle generazioni che ancora se lo ricordano, per me è un grandissimo onore. Che dire invece della Supergirl di Smallville? Smallville, ma anche quello di un po' di tempo fa, è figo doppiare un supereroe, in quel caso la Supergirl, così come in Flash Caitlin Snow, che è un'eroina però, diciamo, un po' più cattiva, è molto figo, a me è sempre piaciuto doppiare un supereroe, soprattutto da quando ho mio figlio che è appassionato di cartoni, tutte queste cose così, quindi vede i supereroi, avercelo nel curriculum è forte. Parliamo di qualcosa di più recente, Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, sì, doppiata tante volte, in Comunione, non sono l'unica che la doppia, quindi non mi prendo i meriti, che dire. Doppiare lei, come doppiare Cristina Ricci, doppiarne altre, come per esempio adesso doppiare un'attrice meravigliosa che è quella della Casa di Carta, è soltanto un onore, cioè quando si ha la fortuna di doppiare queste attrici si ha solo che da imparare, e in questo caso in qualche volta basta copiarle, loro hanno già fatto più del 50%, quindi se uno riesce con grande umiltà ad avvicinarsi a quello che hanno fatto e a copiarle, il più è fatto, quindi grandissimo onore per me. Parliamo invece di direzione doppiaggio, in particolare su Lupin III l'avventura italiana. Com'è stato difficile sostituire tutte quelle grandissime voci del passato? Non è facile. Diciamo che io ho diretto quella cosa e soprattutto le sostituzioni del grandissimo Roberto Del Giudice e di qualcun altro erano già state scelte, non ho scelto io. Però è stato meraviglioso poter dirigere una serie come Lupin, della quale io ci sono cresciuta con Lupin, quindi è una serie che mi è sempre piaciuta da ragazzina, la guardavo sempre, quindi è stato strano, è stato fare un tuffo nel passato, una bellissima. Poi Stefano Onofri, che ha preso il posto di Roberto Del Giudice, e Alessandra Corompai, Rodolfo Bianchi, sono tutti dei grandissimi professionisti, quindi da loro c'è solo che da imparare e da fare chapeau. Bene, ringraziamo per la Liberatori e alla prossima. Grazie a voi, ciao.